Hello everyone! Oggi sono qui con Jai, un mio studente, quindi tutti i complimenti che gli farete per l'italiano vanno a me. Che viene direttamente da... Parigi! No! Sì, va bene, direttamente da Parigi, originariamente da... Ah, l'Australia! Yay! Sono di Canberra, la capitale dell'Australia. Guarda come l'hai sottolineato, la capitale. Senti, ma come si pronuncia Canberra in inglese? In inglese australiano sarebbe Canberra. 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 Sì. Allora, io ho chiesto ai miei follower su Instagram quali sono alcune cose che loro avrebbero voluto chiedere a un australiano. E quindi ho scritto qui 10 domande per te. Sei pronto? Sì, devo fare un piccolo disclaimer perché, ok, sono nato e cresciuto in Australia, ma vivo all'estero, a Parigi, da 7 anni, quindi non mi sento più così legato al mio paese. Piccolo disclaimer, ci sta. Le prime domande sono legate alla cultura australiana, le ultime 3 domande sono legate alla lingua, perché mi interessa, lo sai. La prima domanda è molto interessante. Qualcuno ha chiesto: un australiano si sente più vicino all'Inghilterra o all'America? Direi che ci sentiamo più vicino all'Inghilterra. Giochiamo gli stessi sport, abbiamo molto slang in comune, abbiamo la stessa regina. Facciamo sempre parte del Commonwealth. È vero, linguisticamente parlando, quindi voi vi sentite più simili all'Inghilterra. Sì. E anche culturalmente parlando, perché culturalmente parlando a me l'Australia sembra molto l'America, però in realtà non lo so, non ci sono mai stata, quindi è proprio un'impressione esterna. Diciamo che l'influenza dell'America si sente in Australia. Secondo te come si sente in Italia o di più? Probabilmente di più. Domanda numero 2. Questa non so se lo sai, perché però io ci provo. Come sono viste e trattate le persone LGBTQ+ in Australia? Come persone normali? Per me non c'è una differenza e penso che per un australiano medio sarebbe così. Davvero? Sì. Sono contenta. Adesso, è vero che in Australia è tutto preciso, perfetto e che è facile trovare lavoro? Direi di no. Sicuramente è più... Perché mi guardi così? Perché più volte nelle nostre lezioni mi hai detto che in Australia è facile trovare lavoro. Sì, stavo per dire che sicuramente è più facile trovare lavoro in Australia che in Francia, ma non vuol dire che tu fai un colloquio e vieni assunto direttamente. Però non mi hai mai detto di problemi di lavoro in Australia in generale, anzi mi hai anche detto più volte che vieni pagato anche molto bene. Sì. Al contrario dell'Italia, dove magari... Soprattutto a Canberra, perché lavoriamo per il governo. La posta australiana è molto meglio della posta francese, questo posso confermare. Ma non abbiamo molti mezzi. La macchina è obbligatoria. Tipo in America? Sì. A livello di burocrazia? È meglio in Australia. Devo precisare che io conosco solo la burocrazia australiana e quella francese, non italiana. Invece questa non è stata fatta come domanda, però siamo già in argomento. Come funziona la sanità pubblica in Australia? È privata? È pubblica? È pubblica. È accessibile a tutti? Sì. Buona? Funziona bene? Sì, piuttosto bene. Ma è organizzato dalle regioni. Ah, certo, perché avete le regioni, tipo Victoria. Sì, esatto. Okay. Gli stati. Beh, quindi dalla tua risposta mi sembra che in Australia sembra quasi tutto perfetto e preciso e c'è lavoro. Ah. Non so come risponderti. Hai detto no, però in realtà poi sembra quasi sì. Allora, questa è interessante. Quali sono gli stereotipi che vorresti la gente non dicesse quando scopri che sei australiano? Magari c'è quella cosa tipo quando io dico che sono italiana, non me l'hanno mai detto, guarda, raramente, però se mi dicessero: ah, quindi i tuoi parenti sono mafiosi, questa cosa mi farebbe imbestialire. Ah, ok. Che siamo tutti biondi, belli e facciamo surf. Quindi non fate tutti surf? No, io non ho mai provato a fare surf. Mai neanche provato? No. Però è vero, quando penso all'australiano medio penso a un surfista biondo. Oh, questa è una cosa che mi dà fastidio, è che molti italiani mi parlano come se fosse un britannico o un americano. No, ma tu sei inglese? No, io sono australiano.
Cioè, quando scoprono che sei australiano, ti dicono: ma tu sei inglese? Sì. Per la questione della Commonwealth? Non so perché, anche per la lingua. Una italiana mi ha chiesto: come si dice questo in americano? Io, ma che ne so, io non parlo americano. Ah, quindi ti dà fastidio che non considerano il dialetto lo standard dell'inglese australiano? Sì. E lo vedono solo tipo: ah, ma l'australiano non esiste. Forse che ti senti sempre messo in terzo piano tra Inghilterra, non, America, non siamo... c'è l'Australia. Nemmeno terzo piano. Prima c'è South Africa. No, scherzi. Senti, la prossima domanda, che questa è stata chiesta tantissimo, sono sicura che anche voi ve l'aspettavate. Sei mai stato punto o morso da uno dei tanti animali spaventosi che avete in Australia? No. Mai? No. Tu non sei mai stato punto da un ragno australiano? No. Allora, ieri stavamo parlando di questo argomento: animali, ragni, serpenti. E secondo me è estremamente interessante sentir parlare un australiano, perché tu mi dicevi come voi sin da piccoli siete educati, cioè siete istruiti su come comportarvi con dei ragni, con dei serpenti. Ci dici qualcosa? Non abbiamo paura dei ragni. Io non uccido mai i ragni, li lascio tranquilli. Nella casa? Sì, sul tetto. Allora, c'è questo ragno che è uno dei ragni più grandi del mondo. Se avete paura, saltate 2 secondi perché adesso lo faccio vedere. Qui si chiama Huntsman. 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 Sì. Ragazzi, questo ragno può diventare grosso così, praticamente. Sì, ma non sono velenosi. Ma chi se ne frega? Ma io non lo voglio dentro casa. Cioè, tu lo lasci dentro casa? Sì, ma direi che il Huntsman medio va tipo così. Non è, ma può essere così, ma... di solito così. Ma chi se ne frega? Oddio, non lascerei mai dentro casa, mai, non potrei dormire. Ma io ho più paura dei topi. Ce ne sono tanti dentro casa in Australia? No, è per questo che ne ho paura. E mi dicevi ieri che ci sono i coccodrilli di acqua dolce e salata? Sì. E a volte i coccodrilli di acqua salata si possono incontrare con gli squali? Sì, sì, a volte. Perché? Nell'oceano. Coccodrillo versus shark. Mi parlavi di questi uccelli digni di... Vabbè. Perché lui mi ha detto: ma noi australiani non abbiamo paura dei ragni, noi abbiamo paura di questi magpies, che non so come si traduce in italiano, lo cercherò. Gazza forse, non lo so. Ci attaccano. Ci mordono gli orecchi quando stiamo camminando per strada. Ancora peggio quando andiamo con la bici. E poi, nell'oceano, che tu dici: mi piace l'oceano, ma voi avete una quantità infinita di roba velenosa. Sì. Come fai a farti il bagno nell'oceano tranquillo, sapendo che ci sono squali, meduse, serpenti, pesci velenosi? Ma come sì, fai? Sì, la maggioranza di questi animali sono al nord dell'Australia, dove ci sono poche persone. Ok, gli squali ci sono, ma sono più lontano dalla spiaggia. E i canguri, pure i canguri sono pericolosi, ragazzi, ho scoperto. Il canguro rosso può essere addirittura violento contro le donne. Non solo contro le donne. Voi vivete nel paese più selvaggio, penso che esista. Sì, ma questa è la sua bellezza, è una bellezza selvaggia. Ti manca un po' tutta quella natura? Sì, la natura paese? Sì, le persone meno, il governo per niente. Questa ci serviva di domanda. Cosa pensano gli australiani dell'Italia? In generale, ovviamente, non può parlare per tutti gli australiani. Che è un paese antico, piccolo, che ha contribuito molto all'umanità. Sì, tutta l'Europa ci fa sognare. Quindi non c'è una brutta reputazione sugli italiani, che immagino ci sia anche un po' di immigrazione italiana. In passato c'era molta immigrazione e avevate una brutta reputazione, ma negli anni 50 direi. Brutta reputazione per la mafia? No, perché l'Australia all'epoca era molto chiusa. Ok, quindi in questo momento la brutta reputazione degli italiani degli anni 50 no. È stata davvero? Sì, sì. Sono contenta. Adesso l'ultima domanda di cultura. Cultura, che poi è una curiosità. È vero che in Australia l'acqua gira in senso antiorario? Sì, è vero. Ma non si vede perché la pressione dell'acqua non è abbastanza per vederlo. Vabbè, quando nello scarico ti fai il bagno e poi... Probabilmente sì, ma non mi sono mai... messo a osservare. Sì. Magari a Parigi, magari adesso a Parigi quando ti fai il bagno, sì, guardi.
Adesso parliamo tre domandine veloci veloci della lingua. Una persona ha chiesto: un australiano ha difficoltà a capire un americano che parla molto molto velocemente? No, non per niente. E di solito un americano non ha problemi a capire un australiano che parla velocemente, a meno che... Cioè io per esempio non faccio fatica a capire gli australiani. Faccio più fatica a capire per esempio magari qualcuno da qualche parte dell'Inghilterra. L'Australia lo capisco bene, sì. Certo che c'è qualcuno che parla davvero in un australiano così stretto che lì mi crea qualche problema. So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen the bloke walking back to the car and so I've walked outside and I said, oh, what are you doing, mate? La penultima domanda: qual è la parola più australiana che hai nel tuo lessico o quella che usi di più spesso, che è molto australiana? Sicuramente mate. Mate? Usavo tantissimo, ma ormai no. Oh ragazzi, leggete questa frase ad alta voce. Good eye, mate. Good eye, mate. Funziona, suona proprio come good day, mate. Good eye, mate. E un'altra, avo. Avo o over? Ah, non lo so, come si dice? Avo vuol dire gli avvocati, ma avo vuol dire pomeriggio. Ridillo, tutti e due, differenza. Avo, over. Avo. Afternoon. Afternoon. Sì, sì, esatto. Ragazzi. Ma io non uso più questa parola perché neanche gli americani mi capiscono. Eh no, è proprio australiana, sì. Infatti mi fa sorridere. Oppure come dite flip-flops? Tongs. Tongs. Che altro c'è che mi piace? Vabbè, accorciate tutto, abbreviate tutto, tipo brekkie, brelly. Sì, io non uso troppo questi australianismo. Secondo me invece sono divertenti le parole australiane, è una ricchezza del tuo lessico. L'ultima domanda: una parola italiana che ti sembra particolarmente difficile? More of some that I have problems pronouncing. I don't know, your pronunciation is good. It's usually ones that are related to either a French word or an English word, then I start to screw up the pronunciation. Right, it's just the accent. Yeah. Usually. In generale, per me è difficile sapere dove cade l'accento tonico. Mi sbaglio e anche per le doppie. In inglese praticamente non si pronunciano, in francese? No. Capello, cappello. Sì, esatto. È una difficoltà molto molto comune per le persone anglofone in realtà. Bene, ma adesso che non ho più domande, ci parli un attimino in inglese e io ti metto i sottotitoli così vediamo se loro capiscono. What exactly do you want me to say? I don't know anything. So how do you like Rome? I like it, but it's hot as hell outside and I'm dying because of the humidity. In Australia, I grew up in the drought, in the desert. Well, not really a desert, but I grew up in the countryside where it's super dry and I just can't handle humidity. I need to take like 3 showers a day here. So is Paris humid? Not at all. Not at all? It rains infrequently and it's always this like drizzle rain. Mm-hmm. Yeah. If you think Rome's humid, don't go to Tokyo in August. Yeah, well, I've been to both India and Singapore. That humidity is just like, it's really not my thing. Or Florida. Oh my god, Florida. Ok, grazie mille, Jai. Ah, ma figurati. È stato un piacere. Ragazzi, scrivete qualche commento sul suo italiano, sulla sua poca australianità. Io vi lascio il mio Instagram qui sotto. Lascio anche il tuo? No. No, ragazzi. Iscrivetevi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Che caldo!